ci tenevo, diciamo, ad affrontare direttamente io alcune questioni che ci hanno riguardato in questi giorni, alcune più, diciamo, note a tutti, altre per trasparenza è giusto che vengano comunicate a voi, anche perché è bene, come sempre, avere una comunicazione trasparente. Quindi volevo fare alcune precisazioni che è giusto che faccia io a nome di tutta la società, ovviamente, sia da una parte tutta la società, inclusa ovviamente l'area tecnica. Una prima questione riguarda, rispetto agli ultimi accadimenti, una prima questione che volevo affrontare era legata alla posizione di Marco Mancosu. Ne parlo direttamente io, in considerazione del fatto che, in maniera molto trasparente, il ragazzo, dopo aver parlato con l'allenatore nei giorni scorsi, mi ha chiesto di poter parlare direttamente anche con me, e poi per via dei vari impegni che ho avuto in questi giorni è stata la prima occasione utile, è stata un incontro che abbiamo fatto dopo la trasferta in Olanda, il giorno dopo la partita in Olanda, sebbene fosse da un po' di tempo che il ragazzo mi avesse chiesto di parlare. E, diciamo, è stato un incontro molto chiaro, molto netto e sereno, nell'ambito del quale ovviamente non sto qui a riferirvi i contenuti specifici di questo incontro, ma la prima cosa, la più importante, è che il ragazzo innanzitutto in questo momento sta bene, la sua salute è in ottime condizioni e non ha mai saltato un solo allenamento, quindi il ragazzo sta bene fisicamente e psicologicamente. Primo aspetto, che per me è un aspetto fondamentale. Secondo aspetto, nel parlarci sono emerse delle situazioni di mercato che possono riguardarlo. Mi ha espressamente detto che sono situazioni di mercato che è giusto prendere in considerazione e che è giusto valutare. In questo momento storico è giusto per una serie di ragioni che non sto qui a dire io, poi al momento giusto, per come ci siamo parlati, sarà anche il ragazzo a volerle esprimere, però alla luce di una serie di considerazioni fatte insieme è giusto prendere in esame delle situazioni di mercato su un giocatore che non rientrava tra quelli a cui a inizio anno il direttore Corbino aveva comunicato una volontà di cessione. Però gli sviluppi sono tali, l'interesse verso il calciatore è tale che ha portato a fare questo tipo di riflessione. Alla luce di questa riflessione, siccome noi abbiamo bisogno di tenere una linea che sia dritta per tutti, abbiamo considerato e abbiamo valutato, ma d'accordo col giocatore, sia chiaro, congiuntamente, non è una decisione unilaterale, è una decisione congiunta, che il ragazzo, in attesa di questi sviluppi, non prenderà parte ai prossimi impegni ufficiali della nostra squadra. Questo lo dico, ovviamente un tema che il ragazzo, lo ribadisco, ha affrontato anche con l'allenatore, anzi prima con l'allenatore, e quindi in attesa di questi sviluppi, ripeto, in un clima di assoluta serenità, poi ripeto, ci sono aspetti che è giusto che siano trattati direttamente dal diretto interessato, si è deciso che il ragazzo non prenderà parte ai prossimi impegni ufficiali. Sì. E quindi non prenderà parte, adesso c'è il mercato aperto, poi alla fine del mercato, anche qui congiuntamente, perché non c'è niente di inutile andare a fantasticare su cose che non ci stanno, congiuntamente verranno fatte tutte le valutazioni del caso. Però adesso c'è il mercato, ci sono delle situazioni di mercato per lui interessanti, per lui importanti, e verranno valutate. Siccome noi abbiamo bisogno in questo momento, si parte con gli impegni ufficiali da domani, di una rosa che sia completamente dedicata e votata agli impegni ufficiali che stiamo andando a fare, in questo momento rimane fuori da... Su questo argomento, Presidente, sì. Ho ben capito, avete concordato col giocatore che non rientra nella lista attuale, mi pare, no? Il ragazzo allo stato è
fuori dagli impegni ufficiali, perché ci sono delle situazioni di mercato che lo riguardano. Esatto. Non vi devo spiegare io che se un giocatore gioca in Coppa Italia, per esempio, si preclude la possibilità del doppio trasferimento, per dire. Ci sono delle regole tecniche. Allora, è una cosa puramente di mercato. È legato anche ad un fatto di liste, fuori lista di età? Questa è una linea che verrà tirata alla fine del calciomercato. Oggi questo come può valere per lui, come può valere per chiunque altro. Alla fine del calciomercato faranno con l'aria tecnica tutte le valutazioni del caso. Vi dico anche, così non fantastichiamo sul tema di necessità di plusvalenze o speculazioni o altro, eccetera. Lui ha una clausola rescissoria concordata insieme quando solo un anno fa il direttore decise di prolungargli ulteriormente il contratto. Ha una clausola rescissoria che ha un valore di 2,5 milioni, però in considerazione di tutto quello che è stato il percorso avvenuto con Marco in questi anni, è una clausola che intendiamo non applicare, quindi non c'è nessuna volontà speculativa, c'è una volontà dopo un percorso di 5 anni di fare cose di buon senso, ok? Nessuna voglia di plusvalenze o necessità di plusvalenze, c'è una voglia di fare una cosa fatta con buon senso, anche rispetto al tema della clausola. Certo, con buon senso vuol dire che si rinuncia alla clausola rescissoria, ecco, esatto. Questo per la chiarezza assoluta su questo caso. Siccome in evoluzione, non so, ora vediamo fino alla fine del mercato che sviluppi porterà. Questo era giusto che lo dicessi io, una cosa assolutamente condivisa con l'area tecnica, con l'allenatore e col giocatore e col procuratore del giocatore. Grazie. Si allena con la squadra? Grazie. Mi scusi? Si allena con la squadra? Sì, con tutti, sono tutti, anche quelli in uscita si allenano con la squadra, tutti quanti, sì, questo sì. Però chiaramente... Se a fine mercato o se in cosa accessoria non c'è una soluzione di destinazione altrove, scatta la scatola della... Su questo ho già risposto io, quindi si conferma quello che ho già detto. Chi ha deciso di voler andare sul mercato, quindi non entrando in un contesto di rimanere o dalla parte della società, quando ha dichiarato che qualcuno è sul mercato, va bene? E quindi cosa farà la società su quelli che ha messo la società sul mercato? Quelli di rimpiazzarli. Bene, una volta rimpiazzati non possiamo avere quelli che sono stati messi sul mercato dentro una situazione dove c'è un obiettivo da raggiungere, sapendo che sono stati sul mercato e che rimarranno sempre sul mercato. Perché con molta chiarezza abbiamo detto le cose nell'interesse di tutti. La stessa cosa vale per quelli che hanno dichiarato o all'allenatore, come in questo caso, e al presidente, la volontà di voler andare sul mercato. Bene, quindi sia gli uni che gli altri, dopodiché non faranno parte del progetto legge, per i motivi che abbiamo già detto. Loris Coppola. Direttore, buongiorno. Prosegue il suo progetto di un Lecce sempre giovane. Il nuovo arrivo 24enne si prosegue, 24enne con un contratto di 5 anni, quindi c'è anche la voglia del Lecce di scommettere, di credere in un futuro sempre più importante. No, non è il mio, questa è una visione globale di tutti quelli che fanno parte di questa società. Certo, come responsabile do delle linee guida al mio club, ma quando le do devono essere accettate e condivise, perché se no, una volta che dai delle linee guida, poi è la proprietà, la società che le condivide. Quindi devo dire che questa visione a livello societario è globale, è universale, è condivisa da tutti. Quali sono state le linee guida dove possiamo essere... da qualcuno che fa finta di non averle capite, che fa finta, che ancora ha ancora da vecchio stratega di comunicazione non positiva distribuisce.
quella di non aver fatto finta di non capire quello che noi abbiamo detto come linea guida, che noi ci siamo detti che vogliamo portare, e lo ribadisco, e non lo dico per piagneria o per attirarmi le simpatie dei più, lo dico perché è vero quello che sento, perché se no non starei neanche io qui a fare degli sforzi, a fare quello che facciamo se non abbiamo un obiettivo. Io lavoro, ho lavorato sempre per obiettivi e i miei obiettivi l'ho sempre comunicati, l'ho sempre trasferiti in maniera chiara. Poi il mio obiettivo non è mio, come ho detto prima, è globale, societario, e quindi quando un obiettivo è societario, poi il responsabile deve avere l'orgoglio, la fierezza, anche la capacità, forse non sono capace di farlo capire bene, e questo me ne prendo io le responsabilità, non sono stato capace di far capire che noi vogliamo portare il nostro territorio dove merita. L'abbiamo detto che ci prendiamo 3 anni di tempo per ringiovanire, per crescere, per anche patrimonializzare, senza entrare nelle dinamiche di tutte le situazioni, perché non è simpatico ripetere quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo, però gli obiettivi per sommi capi li sto dicendo: ringiovanire, per crescere bisogna patrimonializzare, prima squadra e settore giovanile, anche se abbiamo detto 3 anni di tempo e siamo appena al secondo anno per sferrare l'attacco ad andare in Serie A. Più chiaro di così, che cosa devo dire? È passato solo 9 mesi, da 12 mesi, 11 mesi da quando sto qua, eppure senza averlo sbandierato l'abbiamo perso per i motivi che vi ho detto, per una casualità, perché un palo può andare dentro o fuori, per un rigore se va dentro o va fuori, se sei a 4 giornate, a 5 punti e a 6 punti, e se arrivi con il motore a pieno regime, che cosa devo dire? Noi l'abbiamo sbandierato, eppure senza averlo annunciato l'abbiamo sferrato anche il primo anno, adesso siamo al secondo anno, non siamo al terzo anno, per dire. Noi questo secondo anno ci servirà per alimentare l'opera di patrimonializzazione con la prima squadra, e lo state vedendo che lo stiamo facendo nel settore giovanile, un obiettivo importante l'abbiamo già raggiunto, ci cercheremo questo obiettivo importante di mantenerlo, e non sarà facile, saremo i predestinati alla retrocessione, perché dobbiamo lottare con mostri sacri di settori giovanili che da anni lavorano, come ho detto, dalle fasce più piccole, e chi arriva in primavera è figlio di quel lavoro. Noi dobbiamo cercare di fare quello che possiamo fare in questi casi, di vedere di fare un miracolo, riuscire a salvarsi e mantenerla. Lo stiamo facendo con le strutture, con le attrezzature, con tutto quello che state vedendo, che è la luce del sole, con l'organizzazione, con gli uomini, sbagliando, non è che tutto quello che stiamo facendo è figlio del parfum deodorante, no, non è parfum deodorante, c'è pure qualcosa che può avere un cattivo odore, che qualcuno percepisce che non è profumo, però ci stiamo sforzando, sbagliando, questo è. Poi siamo il terzo anno, annunceremo che siamo pronti per vedere di fare il grande salto dove meritiamo tutti di stare, perché abbiamo dimostrato che quando si ha capacità ci si può stare anche nel tempo, non fugacemente, e noi vogliamo arrivarci non per tornarcene fugacemente, almeno questo dovrà essere il tentativo, ma di arrivarci con un patrimonio nostro, non di andare a chiedere l'elemosina agli altri club. Va bene, scusatemi i termini che possono qualcuno sentirsi offeso se li pronuncio, ma quando racconti la verità non è per offendere nessuno, per raccontare la verità. Grazie direttore. Gabriele De Giorgi, Lecce Prima, per il presidente Sticchi Damiani. Presidente,
Di recente ha voluto mettere un freno ad alcune cose che con troppa facilità spesso si dicono, no? Nel sottobosco della tifoseria dei social. Ora l'occasione di l'acquisto di Strefezza ci dà, ha fatto capire il direttore, modo di apprezzare anche probabilmente uno sforzo economico importante da parte della società. Quanto questo sforzo è stato possibile e se è da associare alla cessione di Henderson, per esempio, quanto è importante mettere in fila le mosse per legare una all'altra e non dare nulla per scontato? Ah, sicuramente le operazioni sono, è un mercato talmente difficile dove per poter diciamo andare a fare un colpo di mercato così importante, i cui numeri sono numeri che grazie all'abilità del direttore sono numeri che ancora sono possibili per il Lecce, sebbene in un'annata così operazioni a titolo oneroso avvengono poche, diciamo. E per farla è stata sicuramente importante l'operazione precedente di Henderson, che è stata un'operazione su cui vorrei spendere due parole, perché è un'operazione anche qui fatta di assoluto buon senso, perché nel momento in cui arriva una proposta dalla Serie A per un giocatore che milita in Serie B, per quanto militi in una società importante come il Lecce, sono quelle situazioni in cui vanno quasi de plano quando c'è un interesse concreto di una società di Serie A, anche perché Henderson è un ragazzo che già qui percepiva uno dei massimi ingaggi che si possono percepire in quella categoria e quindi sicuramente non migliorabile da parte nostra, e quindi per una società che milita in Serie A come l'Empoli non c'è partita, come due anni fa non c'era partita per il Lecce quando era interessata, quando stava in Serie A, a prendere un giocatore che militava in Serie B, non c'è partita. Già il giocatore aveva un ingaggio molto alto, per noi non migliorabile. In più, ripeto, quando una società di Serie A arriva su un giocatore di questo tipo non c'è competizione, gli introiti sono 7, 8, 9 volte maggiori e c'è maggiore forza su questo. Quindi era una di quelle cose logiche. In più l'Empoli ci ha rispettato come società, da un punto di vista economico ci ha rispettato. In più permettetemi anche di dire che il ragazzo meritava di avere questa chance, perché con noi, in questo anno che ha avuto con noi, non ha mai sbagliato un comportamento, una virgola, mai una parola fuori posto, mai un allenamento saltato, e quindi meritava anche così di avere questo tipo di opportunità. Questa poi ci ha consentito immediatamente dopo, ma credo che il direttore ci stesse lavorando chissà da quanto tempo, di chiudere un'operazione brillante, davvero brillante in tutti i suoi aspetti ed in linea col progetto tecnico che in questo momento noi ci abbiamo, di gente di valore, di qualità, di potenzialità e anche di età giovane come Strefezza. Io qui posso aggiungere anche che quello che già ha precisato il Presidente, come sempre siamo stati precisi attraverso delle linee guida che abbiamo detto dall'inizio, e io non cambio mai terminologia o obiettivi, perché ho il coraggio di farlo con molta umiltà. Quando io ho parlato che noi lavoreremo in un rigore perché la società me lo ha imposto, io vorrei con Stefano aprire i cassetti e fare quello che a volte tante società di Serie B quest'anno ci hanno. Devo essere sincero, se qui non prendete atto che quest'anno è una Serie B che è escluso due o tre squadre, anzi quattro squadre che aprono i cassetti, le altre dovranno lottare prima per salvarla questa categoria, tutte, ve lo dico adesso, lo comunico ufficialmente, prima devono lavorare, partire per salvarla la categoria, poi chi sarà bravo a curare particolari e piccoli particolari, perché saremo quasi tutti sullo stesso livello, potrà staccare il filo di lana o approfittare di depaianze di quelle squadre con i cassetti pieni. Ve lo dico perché io sto comunicando questo alla mia squadra, lo sto comunicando questo alla mia proprietà. Attenzione, perché chiamarsi di avere dietro il nome no, nel calcio conta poco. Conta quello che
conta quello che si ha in testa. Noi in testa dobbiamo avere questa, vista la difficoltà di questo campionato, escluso due o tre squadre per eccesso, con i cassetti pieni, ed escluse una o due squadre che ancora non si sa per difetto, tutte le altre partiranno tutte sullo stesso livello, perché le condizioni economiche sono tutte pari, sono tutte pari. Conterà il virtuosismo e la creatività di un club, e in questo caso mi collego alla domanda e alla risposta del Presidente. Noi abbiamo detto che noi lavoreremo con quel rigore economico che la società, giustamente, in un momento di difficoltà, perché non c'è incassi, non entra niente da nessuna parte, non è che entrano 20.000 spettatori la domenica, non è che ci abbiamo sponsor che, vista la situazione, si vedono ogni domenica con gli spalti vuoti e preferiscono dare qualcosa, non è che i diritti televisivi vengono elargiti come venivano elargiti prima alla luce di tante altre considerazioni. Quindi siamo società di bighe tutte, chi più chi meno, siamo tutte sullo stesso livello, e quindi conterà molto sul mercato quella creatività e quella forma di virtuosismo che ci deve contraddistinguere. Non a caso Anderson, io da responsabile con Stefano rischiamo, perché è logico che pensate che Strefezza è un'operazione fatta dopo, appena abbiamo venduto Anderson abbiamo fatto Strefezza? È un'operazione che è stata partorita almeno un mese e mezzo, almeno un mese e mezzo, col suo agente Piccioni, che è un ragazzo che conosco da tantissimi anni, che mi ha tenuto botta, ci ha tenuto botta per poi sperare che tutto rimanga sotto traccia, perché è un'idea che non arriva agli altri, perché poi ci sono i club oltre che gli agenti e i giocatori di appartenenza di questi calciatori. E appena ho potuto creare le condizioni giuste, l'ho portata a termine. Se non ci fossero state le condizioni giuste, avrei dovuto con molta creatività pensare a qualcos'altro, perché è questo il calcio di Serie B. È questo il calcio di Serie B. E quindi io questo vorrei che venisse anche trasferito, perché se noi venissimo, come spesso sto dicendo, il nostro progetto anche capito e aiutarci, certo. E aiutarci in questo è importante, che questo progetto venga capito e che anche noi venissimo aiutati in questo, alla luce di queste considerazioni. Poi non possiamo avere proseliti, che c'è sempre quello che, no, che non le condivide, ma è giusto, quella vita così, non è che, però io vorrei che i nostri tifosi capissero lo sforzo che sta facendo questa società in questo momento storico che il calcio sta passando. E quindi da parte mia e da parte di Stefano, Stefano è da pochi giorni che sta accanto a me, ma io da mesi che non è facile lavorare in queste condizioni, come per me, ma anche come i miei colleghi che lavorano in Serie B.